Buonasera, buonasera ai nostri telespettatori e telespettatrici del canale 11 di Teleradio Gubbio, Sport e Incontri del giovedì, e torniamo a parlare di tennis. Lunedì, diciamo, è stata una puntata straordinaria perché straordinari erano i risultati conquistati sul campo con lo Junior Perugia che è salito nella Serie A1 maschile. Il tennis running di Foligno salito nella A2 femminile. Due risultati, l'abbiamo detto e ridetto oramai, di portata storica che vanno a suggellare, diciamo, un decennio dove il tennis umbro ha fatto altro che ogni anno scalare una vetta in più. Una vetta in più, una vetta in più. Siamo arrivati oramai, non dico all'Himalaya perché è abbastanza alta, ma almeno al Monte Bianco ci siamo arrivati. Adesso non pretendiamo di avere il primo giocatore del mondo in Umbria, adesso può sembrare una battuta, ma abbiamo degli ottimi giocatori, delle ottime giocatrici e quindi questo è diciamo, il riassunto appunto di un decennio di grande evoluzione che c'è stata in questo sport, in questa regione. Oggi parliamo, ovviamente, questa evoluzione è stata anche accompagnata in quest'ultimo decennio da organizzazioni di tornei di livello internazionale e quindi anche questo ha contribuito a tenere alto ovviamente il discorso, quindi ha contribuito a far sì che questa piccola regione questo cuore dell'Italia, il cuore verde, ha pulsato molto anche per quanto riguarda il mondo della racchetta. Oggi abbiamo ovviamente degli ospiti tradizionali, i quali possono meglio di tutti appunto mettere in luce quello che ho appena detto. Allora io ve li presento intanto Marcello Marchesini. Ciao Marcello, Ciao, ciao a tutti. la prossima settimana, tanto noi ci torneremo ovviamente la prossima settimana, 12-13 finali dei campionati italiani di Serie A maschile e femminile, finali a squadra ovviamente, quelli singolari del maschile e del femminile si sono tenuti sempre a Todi qualche settimana fa, non molto tempo fa, e poi a partire, mi pare, dal 15 qualificazione, 15-16 di agosto qualificazione, poi il challenge, credo da 50.000 dollari. Poi ce lo dirà meglio Marcello, più preciso su questa grande manifestazione. Ecco, considerate che sono stati i campionati italiani maschili e femminili, un grande torneo maschile e femminile al Tennis Club Perugia, questo mi pare nella seconda quindicina di luglio, diciamo a cavallo di metà luglio, e poi questi eventi qui vanno a confermare appunto quello che ho detto prima. Allora Marcello, io intanto farei un primo passaggio, ti ho presentato, aspetti un attimo perché devo presentare Roberto Carraresi, presidente della Federtennis dell'Umbria, Buonasera. Corrado Monaco, presidente della commissione tecnica e ovviamente della commissione tecnica del consiglio regionale, e per la prima volta, non per la prima volta a Sport Incontri, ma collegato per la prima volta via cavo, abbiamo un altro appassionato della racchetta, un altro appassionato che ha portato, sta portando il tennis a Torgiano, dove praticamente fino a poco tempo fa, diciamo che c'era relativamente, solo per dire che c'era, ma invece adesso Torgiano sta diventando, lo Sporting Torgiano sta diventando un circolo di riferimento per parecchi giocatori e parecchie giocatrici. Poi ci spiegherà le ultime iniziative. Quindi Massimiliano Bacci, ciao Massimiliano. Buonasera a tutti, buonasera. Allora Marcello, riprendiamo intanto a parlare delle finali dei campionati italiani a squadre maschile e femminile, e poi introduciamo anche questo challenge che vedrà sicuramente al via giocatori di importanza internazionale. Vivissimi allo Junior e al tennis training perché hanno raggiunto un risultato storico. Lo Junior soprattutto ha portato in Serie A1 una squadra umbra e penso che erano tantissimi anni. Adesso non lo so, mi correggeranno sia Roberto che Corrado, però io mi ricordo che quando lavoravo al Tennis Club Perugia come direttore nel lontano 1980,
Nell'81 facevo il capitano della squadra di Serie A del Tennis Club Perugia, dove giocava Francesco, Simone Ercoli, Michele Fioroni. E io da quel tempo non mi ricordo se ci sono state altre squadre umbre che hanno disputato la massima serie. Quindi complimenti veramente allo Junior e soprattutto un grande saluto a Poppi Vinti, perché lui è l'anima di quel club e meritava anche questa grandissima soddisfazione. Niente, come hai detto te, quest'anno è stato un anno molto particolare. Ricordo che al termine della finale degli assoluti ci siamo ritrovati insieme ai consiglieri nazionali Ricci Bitti, a Giorgio Di Palermo e a Giancarlo Baccini in riunione qui al Tennis Club Todi. Io, come sapete, ho rinnovato il contratto con la federazione per organizzare per ulteriori 3 anni le finali di Serie A. Quest'anno mi hanno anticipato che toccava svolgere tutto quanto nel mese di luglio e le finali ci sarebbero state presumibilmente i primi di agosto, perché si pensava, si sperava, e poi fortunatamente sta accadendo, incrociamo ancora le dita, la ripartenza del circuito internazionale, quindi le finali devono essere disputate i primi giorni di agosto. Mi hanno proposto di farle a Todi, io ho accettato, chiaramente abbiamo dovuto rivedere una serie di cose, ma non potevo dire assolutamente di no. Io sono già stato orgoglioso di ospitare gli assoluti qua al mio circolo, che tra l'altro sta andando benissimo, come penso tutti i circoli italiani, non umbri, perché c'era tantissima fame di tennis e l'abbiamo riscontrato, perché tantissima gente frequenta i nostri campi, soprattutto stranieri, turisti, che dopo aver visto in televisione gli assoluti hanno deciso di trascorrere da noi in Umbria, ma in particolare a Todi, le loro vacanze. E lo dico proprio con cognizione di causa, perché Todi è sold out dalla metà di luglio, parlo di alberghi, di aviurismi, eccetera, quindi questo ci dà ancora grandissima più soddisfazione di quella che già ci ha permesso di andare avanti con questo tipo di eventi. Che dire, allora, quando guarda la Serie A, quest'anno la formula è cambiata, si giocheranno tutto in 2 giornate, il giorno 12 di agosto ci sarà la finale per assegnare il titolo femminile e il 13 quella maschile. Sappiamo già le squadre sono Forte dei Marmi e Park Genova per quanto riguarda gli uomini. Per quanto riguarda le donne, c'è il CT Lucca che è già qualificato, attende il risultato dell'altra semifinale che si giocherà domani, dove vede ampiamente favorito il Prato, perché ha vinto la partita di andata per 4-0. Sul Parioli, no? Dicevamo, sul Parioli. Prato favorito sul Parioli. E come saranno probabilmente 3 squadre toscane e una ligure a celebrare queste finali, anche questo può avere un significato, no Marcello? Ma guarda, è stata molto criticata questa formula, io non mi ricordo se dopo Brao, dopo non mi ricordo quale, quando abbiamo cominciato noi a Foligno 3 anni fa, era una formula che è stata proprio veramente criticata tantissimo, perché toglieva un po' di interesse, in quanto il discorso dei vivai che il presidente Pinaghi e la Federazione Italiana Tennis hanno deciso di portare avanti, cioè il discorso che in squadra non solo ci devono essere ragazzi del vivaio, ma avrebbero dovuto giocare anche singolari 3 e 4, oltre a un doppio. Questo poteva sembrare, o almeno lo è stato effettivamente, i primi anni, un motivo di abbassare un po' l'interesse e le qualità tecniche delle finali. Devo dire però che è stata poi alla fine una scelta giusta, perché se guardiamo i risultati, noi adesso a livello maschile abbiamo i più forti giovani under del mondo, non d'Europa, non ci dobbiamo nascondere dietro questo. Quindi è stato, diciamo, un azzardo e io sono contento di aver accettato questa sfida, perché anche questa è stata una sfida, perché è normale che vedere magari dei match scontati in televisione, in diretta televisiva, non è così bello, soprattutto se si parla di una finale. Invece quest'anno noi avremo una finale che penso che non c'era da tantissimi anni, ci sono le squadre più forti, ci sarà praticamente più di mezza squadra di Coppa Davis in campo e i giovani, quelli del vivaio, sono fortissimi. Quindi
ci aspettiamo, come diceva Sergio Palmieri, che sarà anche quest'anno il direttore delle finali, e ieri è stata appunto presentata la manifestazione al Salone d'Onore della Regione Umbria insieme al Challenger. Come lui, io mi aspetto una finale veramente entusiasmante. Parlo di quella maschile perché è quella che più chiaramente seguo, ma anche fra le donne sicuramente sarà una battaglia. L'anno scorso il maschile ha già dato dei segnali importanti perché è finita a 4-3, quindi al doppio di spareggio, quindi è stata interessantissima. E quindi questa scelta, secondo me, alla fine azzardata, ripeto, perché non bisogna. Io pensavo questo e lo penso tuttora, però adesso sta dando i risultati che meritano. Non c'è dubbio, basti pensare che lo Junior è salito già uno con due anni, quindi cresciuti ovviamente in casa loro. E Roberto, parliamo intanto di questi 10 giorni di tennis a Tori, 10-11 giorni. Allora, di nuovo siamo al centro dell'attenzione, grazie a Marcello Marchesini, centro dell'attenzione mediatica nazionale, non solo riguardo il tennis, perché ovviamente le finali di Serie A1 maschile e femminile, un Challenger 100, sono la riprova e la dimostrazione di organizzazione del massimo livello, e quindi la nostra regione si farà ancora sentire e vedere. Poi stiamo vivendo un momento magico dato dai risultati, gli ultimi questi di domenica scorsa che abbiamo più volte ricordato, di due storiche promozioni, e confermo sì che erano almeno 40 anni che una squadra non andava in Serie A, ma con l'allora Serie A, con i campionati che erano formulati in modo diverso, ovviamente la 1 è la prima volta, la 2 femminile è la prima volta, quindi ancora tanto onore e congratulazioni al Junior Tennis Perugia e alla Tennis Training Foligno che hanno raggiunto questi risultati. Queste nuove regole che da qualche anno sono state introdotte, dove nei campionati di vertice fino alla Serie C c'è bisogno di giocatori del proprio vivaio, sono proprio la riprova di regole applicate in modo giusto, corretto, da condividere e che stanno facendo crescere il movimento, perché ci ricordiamo che questa è nata anche forse in contrapposizione a quello che è successo circa una decina di anni fa, quando una squadra così a caso comprava tutti i migliori 4 giocatori d'Italia e vinceva lo scudetto, e questo magari l'anno dopo se ne andavano, quindi senza lasciare un seguito e non seminando nulla. Invece il fatto di aver voluto quindi fortemente che i propri giovani e le proprie giovani partecipino ai campionati dalla A alla C d'obbligo in formazione è stata una mossa vincente, perché ha fatto sì che le scuole tennis e quindi i circoli investissero molto nei propri vivai e i risultati stanno venendo, e poi tanti altri ne arriveranno, perché ovviamente questo è stato solo l'inizio di una semina importante. Il nostro livello tecnico maschile oramai è ai livelli mondiali, il femminile sta vivendo un attimo di crisi dopo le famose e bellissime gesta delle nostre portacolori qualche anno fa, e quindi a breve anche nel settore femminile avremo sicuramente risultati di vertice. E noi, per quello che riguarda la nostra regione, abbiamo seguito tutte queste direttive, i nostri circoli hanno seguito queste direttive, hanno investito sulle scuole tennis e sulla qualità anche dei propri insegnanti e dei propri istruttori, e questo sta dando i propri frutti. Veramente era una cosa insperata, raggiungere già i playoff su 2 squadre era molto difficile, l'hanno raggiunto e addirittura la promozione è stata l'apoteosi. Quindi veramente applauso a tutto questo movimento che ci rende veramente, veramente felici. E ovviamente poi l'organizzazione di manifestazioni importanti di livello non solo nazionale ma anche internazionale che vengono proposte dalla MEF Tennis Events sono una riprova della nostra, diciamo, sì, bravura, in questo caso di Marcello e del suo staff, ma diciamo sì, prendiamoci il merito umbro di tutte le componenti che sia a livello organizzativo che a livello didattico che a livello, diciamo sì, di organizzazioni non sono seconda a nessuno, possiamo dirlo. Quindi godiamoci questo bel momento, anche dalle idee belle spregiudicate di Marcello, dall'organizzazione che poi la federazione ha sposato, ma dall'organizzazione dei campionati assoluti al primo torneo open a partecipazione straniera quando ancora non si poteva girovagare tra le regioni, piuttosto che adesso la Serie A, piuttosto che il torneo internazionale. Quindi davvero la lungimiranza è stata premiata, e quindi questo è un merito
e adesso godiamoci questi bei giorni che ancora che devono venire, di altissima qualità, perché le finali di A1 sono di altissima qualità e il torneo internazionale lo è altrettanto, quindi è un invito a frequentare in questi 10 giorni il Tennis Club Todi per assistere agli incontri, perché ne avremo di che divertirci, ovviamente con tutte le precauzioni e nel rispetto pieno delle norme anti-Covid. Ecco, questo sicuro. Intanto, prima di passare a Corrario, voglio ricordare che prima Marcello parlava di Poppi di Vinti, Rodolfo Vinti, che è l'ideatore, diciamo colui che ha creato lo Junior Perugia, colui che ha portato gli internazionali femminili d'Italia a cavallo tra gli anni 70 e 80 in Umbria e a Perugia, portando le più grandi giocatrici del mondo per 4 anni nel capoluogo umbro. È stato il suo compleanno 2 giorni fa, quindi gli facciamo, anche se con un ritardo, gli auguri di buon compleanno a Rodolfo, che poi ha saputo anche, diciamo, capire la bravura di Tarpani, di Lillacci, degli altri, di Vazzana, dei maestri di quel circolo, di Grasselli ovviamente, per poi mettere in piedi una scuola che onestamente ci invidiano un po' tutti, no, Corrado? Questo sicuramente, insomma, è un discorso che non viene dal nulla, insomma, per cui chiaramente lo Junior è un circolo che ha avuto nella sua storia alti e bassi, però chiaramente negli ultimi 10 anni è stato riportato, rimesso a nuovo da una nuova generazione di maestri bravissimi, che tra l'altro hanno sempre potuto contare sull'apporto pieno della proprietà. Quando la proprietà, per raggiunti limiti di età, ha dovuto lasciare il passo, gli stessi professionisti che erano in campo hanno praticamente messo insieme le loro energie e rilevato la gestione del circolo. E questo è stato un ulteriore passaggio in avanti, perché essendo doppiamente coinvolti sia come maestri che come soci del circolo, i risultati dello Junior hanno avuto un incremento notevolissimo e stiamo tutti davanti estasiati a vedere lo Junior in Serie A1. Non c'è dubbio. E poi appunto questo appuntamento di Todi, no, Corrario, che davvero quest'anno io credo che l'Umbria dovrà amaramente, come tutte le regioni d'Italia e purtroppo come tutto il mondo, ricordare il Covid. Forse il tennis, non dicevo fortuna al Covid, questo lo sicuro, la battuta proprio fuori dal mondo, ma che in questa stagione, dove c'era tanta difficoltà, questa regione è emersa sia sul piano tecnico che organizzativo. Io non credo che sia un caso questo, no, Corrario? Ma che ti devo dire, guarda, io penso che il comune di Todi, se non c'è il monumento a Garibaldi, lo devono fare a Marcello Marchesini, certo. Con le sue iniziative ha portato l'Umbria e Todi in particolare davanti ai teleschermi di tutta Italia e anche oltre, insomma, per cui francamente conoscevamo tutti le bellezze artistiche di Todi, che è una città dove credo che da alcune ricerche si diceva che era la città dove si vive meglio in Italia, ma al di là di quello, chiaramente anche a livello sportivo l'impianto e le capacità organizzative della cittadina di Todi e dei suoi organizzatori sono state messe in evidenza con la ripetuta organizzazione di manifestazioni anche di tipo diverso, perché organizzare una finale di una gara a squadre non è la stessa cosa che organizzare un torneo ATP, e quindi evidentemente le capacità organizzative che Marcello e i suoi collaboratori hanno saputo mettere in campo hanno dimostrato di essere a 360 gradi. Questo ovviamente è una cosa che ha portato l'Umbria davanti a tutti e credo che francamente sia stata, non dico una sorpresa, perché sulle capacità dei nostri organizzatori penso che noi eravamo tutti coscienti, ma sia stata una grossa sorpresa vedere tanto tennis in televisione, ma vedere tanta Umbria nell'ambito di tanto tennis. Questo sinceramente è un risultato eccezionale, non c'è dubbio. Allora, Massimiliano, ti abbiamo lasciato per ultimo, non perché sei ultimo, perché dovevamo introdurre il discorso di Todi prima di tutto. Allora, intanto Massimiliano
se vuoi dire qualcosa sia su Tori che sulle vittorie del junior del tennis training, bene, e poi parlaci un po' anche delle ultime iniziative dello Sporting Club di Torgiano. Chiaramente mi associo ai complimenti che il nostro, diciamo, sport, in particolar modo in Umbria, sta ottenendo risultati al di fuori di ogni più rosea aspettativa. Adesso ci sarà da confermare questi risultati, cosa che diventerà ancora più importante, e l'imprenditoria sportiva umbra che riesce a ottenere colpacci, diciamo, tra virgolette, sempre più importanti. Questo va merito alla federazione, va merito a tutti coloro che giornalmente seguono questo sport, questa attività, e i risultati alla fine del lavoro ben fatto pagano sempre. Non c'è dubbio. Per quanto riguarda le nostre iniziative, parlando di un tennis un pochino più alla portata di tutti, abbiamo terminato la settimana scorsa un torneo Next Gen Under 10, 12, 14 e 16 con una nutrita partecipazione. Abbiamo finito la settimana scorsa proprio un torneo di doppio alla quale hanno partecipato sia donne che nel misto che nel maschile, e oggi si chiudono le iscrizioni per il nostro primo torneo da cui abbiamo cominciato 4 anni fa, che è il Torgiano City, quindi questa è la 4ª edizione, anche qui rivolto a una limitazione di classifica 3.3, per la quale già abbiamo, credo, un centinaio di iscritti in entrambe le categorie, sia maschile che femminile. Cerchiamo di dare impeto e impulso al movimento dal basso, perché credo che poi piano piano qualcuno, magari tecnicamente più preparato, riesce poi a portare a quello che è poi successo la settimana scorsa, con successi ormai di livello nazionale, gli atleti, i futuri atleti, insomma. No, io credo che questo sia fuori discussione, che il tennis, come dicevi tu, dal basso è l'anima di qualsiasi sport. Cioè il tennis giovanile, il tennis amatoriale costituiscono il cerchio, no? Girano intorno, certo, poi dopo c'è il tennis ad alto livello come negli altri sport, però certo, è ovvio che se noi abbiamo i circoli come lo Sporting Torgiano che organizzano, che ne so, 20 tornei l'anno di vario tipo e c'è grande partecipazione, io vorrei subito un parere, e poi con Marcello ci torniamo, anche di Roberto su questo. Torgiano, va detto che va fatto un plauso, l'abbiamo fatto anche in altre occasioni, no? A Massimiliano Bacci. Allora, assolutamente, lo Sporting Torgiano è uno dei circoli del nostro territorio, fa parte della nostra famiglia, e quindi non è bello dire partiamo così dal basso. Siamo una componente, siamo una grande squadra che a tutti i livelli, posso dire, come Regione Umbria ci sappiamo fare valere, perché quando poi a livello di confronti con le altre regioni abbiamo le statistiche che il nostro presidente ci propina, perché ovviamente la Federazione Tennis è una di quelle federazioni gestite in modo manageriale assolutamente preciso, cosa ai tempi d'oggi d'obbligo, quindi portando avanti sia la parte sportiva che quella più propriamente gestionale. La nostra regione in tutti i parametri figura sempre oltre la media ai primissimi posti, non solo per le organizzazioni di livello nazionale e internazionale, non solo per i risultati dei nostri giovani, non solo per i risultati dei tornei, ma anche per i tornei più prettamente amatoriali, perché ovviamente sono tutte le componenti che poi fanno il risultato, perché servono i tornei amatoriali come servono i tornei internazionali. Alla fine ci abbiamo i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Sporting Torgiano è uno dei circoli lo scorso anno, insieme al circolo Danessa Montarello di Spoleto, che ha organizzato più attività a livello del circuito TPRA, che è il classico torneo amatoriale. E quindi perché? Perché ovviamente hanno interesse, perché ovviamente hanno volontà, hanno seguito, sono bravi nell'organizzazione. Poi
ovviamente piano piano uno può crescere, può anche diversificare, ma l'attività giovanile e l'attività amatoriale sono fondamentali per la nostra crescita, perché sono la base di tutto il movimento. Poi ovviamente andiamo salendo a piramide, abbiamo i risultati di massimo livello, ma noi possiamo contare veramente di risultati importanti a tutti i livelli, e questa è la cosa più soddisfacente, la cosa che ci dà più gioia, perché ovviamente non siamo bravi solo da una parte, siamo bravi un po' dappertutto. La crescita esponenziale che c'è stata in questi 10 anni con Radio è partita, come diceva, parte dal fondo, no? Ci parte, cioè dal fondo nel senso dai settori giovanili, però anche tantissime persone che giocano a tennis. Questo è evidente, perché da questo punto di vista dobbiamo coprire un pochino tutti i vari settori di attività, e tutti i settori di attività sono utili allo sviluppo del tennis. L'attività che mettiamo in campo è un'attività assolutamente diversificata, c'è sport per tutti. Lo sport intorgiano mi mette ogni anno in difficoltà, in quanto nella richiesta di organizzazione di tornei che cerco di mettere a posto, di organizzare, di mettere insieme, e mi propina una serie di manifestazioni notevolissima, e questa è una cosa che ovviamente faccio volentieri, perché significa che è un circolo che investe nel fare attività federale, attività per le quali ovviamente la federazione ha il suo beneficio, in quanto incassa le quote di coloro che partecipano al torneo, ma nello stesso tempo è un circolo estremamente dinamico che dà al movimento la possibilità di giocare a tennis quasi tutti i mesi. Quindi da questo punto di vista è estremamente importante avere circoli come il Torgiano, che fanno dell'attività, tra l'altro commisurata a quello che è il loro livello. Sicuramente si stanno facendo le ossa, e io ritengo che in un futuro possano anche organizzare manifestazioni di più alto livello. Però quello che stanno facendo adesso lo stanno facendo con passione e lo stanno facendo bene, per cui a noi va benissimo. Certo. Marcello, poi ripartiamo con il challenge. Ecco, a conclusione di quest'altra argomentazione, una regione dove giocano migliaia di persone a tennis, quando arriva il grande torneo è un vantaggio anche per il torneo, nel senso che purtroppo l'unico problema è stato quello del pubblico quest'anno, altrimenti avresti fatto il pieno in tutti i tornei. Ma intanto, prima di parlare del pubblico, volevo fare una considerazione. È giustissimo, secondo me importantissimo e meritatissimo, ci facciamo tantissimi complimenti, perché effettivamente quello che ha fatto il Comitato Regionale Umbro in questi 20 anni è qualcosa di incredibile, ha dato i suoi frutti, eccetera, tutto sta andando bene, però dobbiamo anche guardare le cose che si possono migliorare, secondo me. Io credo che noi viviamo in una piccolissima regione, e quando ci sono eventi come quelli che abbiamo la fortuna di avere da tantissimi anni in Umbria, dovrebbero essere proprio la festa per quanto riguarda i circoli umbri. E in particolare, secondo me, andrebbero coinvolti di più i ragazzi delle scuole tennis a partecipare a questi eventi. Questo non è un discorso per quest'anno, ma stavo facendo delle riflessioni, perché è vero, siamo bravi, e Moscatelli mi ricordo dice: noi siamo bravi, dice sempre questa frase, e è vero, però questo non significa che uno deve smettere di cercare di migliorarsi. Secondo me, non so se sono d'accordo con Rado e Roberto, però secondo me bisognerebbe migliorare questa partecipazione, questo coinvolgimento da parte delle scuole tennis, come chiaramente partecipando agli eventi, ma anche attivamente, cioè come magari il raccattapalle. Cioè, noi adesso ci stiamo muovendo, lasciamo perdere quest'anno all'ultimo momento, perché per i nodi motivi non si sapeva se potevano esserci raccattapalle o non potevano esserci. E adesso, insieme al Comitato Regionale, abbiamo mandato una lettera ai fiduciari, mi sembra di aver capito, per cercare di coinvolgere soprattutto i ragazzi che hanno partecipato ai campionati umbri, quelli un pochino più grandi, come ci richiede l'ATP e come ci richiede la federazione. Però io non so se riusciremo ad avere la partecipazione di qualche ragazzo. Poi c'è sempre la scusa che agosto, in questo caso, c'è la paura del Covid, eccetera, eccetera. Però ripeto, non è un esempio solamente per quest'anno, è anche per gli anni passati e spero per il futuro.
Quindi se c'è da migliorare qualcosa, perché effettivamente poco c'è da migliorare su tutto il lavoro che sta facendo il Comitato regionale e tutti noi addetti ai lavori, secondo me concentrarci più nel coinvolgere tutto il movimento tennistico in questi eventi che sono chiaramente diversi da tutti gli altri, non più importanti, per carità. Perché come dicevate prima, è fondamentale non partire dal basso, è bruttissimo, ma dalla base, è da lì che nasce tutto. Da lì che nasce tutto, perché io non è che ho cominciato a organizzare i challenger e altre tante altre cose all'improvviso. Io sono socio del tennis club Todi dal 1971, poi sono diventato consigliere, presidente, e nel frattempo organizzavamo i tornei sociali, poi magari tornei di NC, di quarta, eccetera. Quindi se c'è da fare una considerazione, secondo me importante, è questa, e penso che è condivisibile. Per andare sul discorso del pubblico, il pubblico, noi abbiamo avuto la grandissima fortuna di avere a Todi un sindaco, un'amministrazione comunale che ha creduto tantissimo in questo mio progetto quando glielo presentai ad aprile, perché vuoi perché è una piccola città, vuoi perché gli eventi chiaramente erano andati tutti quanti a malora perché si stava annullando tutto e di più, e io ho dimostrato, perché feci un incontro con la protezione civile, che c'era la possibilità di accogliere il pubblico, e soprattutto non vedevo niente di diverso da un'arena all'aperto, parlo di cinema, piuttosto che un incontro di tennis. Quindi, mettendo tutti in massima sicurezza, si potevano ospitare, si poteva ospitare il pubblico. L'abbiamo fatto a Todi, siamo stati, come diceva Corrado, 10 giorni in diretta televisiva dalla mattina alla sera, sia su Sky Sport Arena che su Super Tennis, quindi avevamo gli occhi di puntati di tutto il mondo, non solo dell'Italia, su di noi. Ricordo che la Gazzetta dello Sport uscì con 2 pagine intere quando successe il caso di Djokovic, e la chiamò Gioco Bata, non mi ricordo come la chiamò, e a destra ecco come si devono organizzare gli eventi internazionali di tennis, e c'era l'Umbria, c'era MEF, c'era il tennis italiano, quindi, che veniva esaltato. E dopo quello che è successo a Todi, purtroppo a Perugia è stata negata questa autorizzazione. Quindi lì siamo stati frenati, abbiamo avuto tantissima difficoltà a gestire in massima sicurezza comunque i soci che avevano diritto, questa è la cosa, entrare, certo. A entrare. Benissimo. Devo dire, chiusa quella parentesi, quando si è presentato il discorso della Serie A, è chiaro che la federazione mi ha detto: Marcè, riproponiamola qua, perché il pubblico è una componente essenziale, poco tanto che sia per i giocatori sia per gli organizzatori, è fondamentale. Quindi qui ci sono le possibilità di ospitarli, e quindi abbiamo deciso di farlo a Todi. Per quanto riguarda sempre questa autorizzazione, devo dire, perché lo devo dire con orgoglio, che sono stato chiamato dal sindaco di Parma, dal sindaco di Montechiarugolo, dal sindaco di Forlì, dal sindaco di Cordenons, per sapere e per avere l'autorizzazione che avevo ottenuto da parte del comune di Todi, e si stanno adeguando a questa autorizzazione, perché è vero che sono dei bellissimi eventi nostri, esaltati da questo momento così particolare, che danno ancora più visibilità e più rilevanza. Però sono dei medi, piccoli eventi, dobbiamo avere i piedi per terra, quindi sono eventi che possono, quando ospitano 1000 persone, vedere un match, se l'impianto lo permette, è già tantissimo, è un grandissimo, certo, risultato. Io vi dico anche che il presidente Binaghi a me mi ha chiamato tramite Giorgio di Palermo e mi ha detto: assolutamente Marcello, mandami quello che avete fatto a Todi, io voglio spiegargli che gli internazionali d'Italia con 1000 persone è come dire una goccia nell'oceano, però era tanta la voglia di avere comunque sia, trovare il modo per avere il pubblico, che anche lui ci ha cercato per capire come avevamo fatto. Quindi questo è già un motivo di grandissimo orgoglio. Detto questo, per le finali via 1 avremo pubblico, per il challenger avremo pubblico. Purtroppo, devo dire, ma questo è normale che accade, noi abbiamo in vendita 109 posti numerati. Sono stati chiaramente, per quanto riguarda la Serie A, dico, sono chiaramente andati via tutti in un minuto al termine delle semifinali, perché sia la squadra di Forte dei Marmi, che la squadra di Genova, che la squadra di Lucca, che diciamolo Prato, hanno già acquistato i 50 biglietti
disponibili che abbiamo messo a loro disposizione per la tifoseria. Tifoseria che comunque sia supporter, che comunque sia dormiranno in Umbria. Io non voglio più parlare di Todi, parlo di Umbria. Dormiranno in Umbria, andranno a mangiare a Todi, a Perugia, a Spoleto. Quindi noi di questo dobbiamo essere orgogliosi, del fatto di aver dato una grandissima mano come movimento tennistico, come Federazione Italiana Tennis, come Comitato Regionale Umbro, come Tennis Club Todi, come MF Tennis Stevens, alla ripartenza dell'economia in generale umbra. Questa è la verità. Tant'è vero che confermo che noi come MF Tennis Stevens con 4 eventi abbiamo prenotato più di 1500 notti in albergo. Considerate che questi 200 supporter che arriveranno non sono in questo calcolo, perché gli abbiamo dato solamente delle indicazioni dei pochi alberghi, di turismi, affittacamere che hanno ancora qualche disponibilità. Quindi noi da questo punto di vista siamo stati ancora più fortunati di tantissime altre regioni che ancora combattono con la possibilità di ospitare o meno pubblico ai loro eventi. Quindi un grandissimo vantaggio per la città, per la regione e per e chiaramente per il tennis in generale. Voglio dire un'ultima cosa: i campionati, chiaramente le finali andranno in diretta televisiva dal primo all'ultimo match, come è sempre accaduto negli ultimi anni, che è un prodotto della Federazione Italiana Tennis, e anche questo con orgoglio possiamo dire che la cassa integrazione di tutti quanti i dipendenti di Super Tennis termina dal primo agosto, perché ci saranno le finali, ma non solo le finali, ma anche il Challenger di Todi, perché anche il Challenger di Todi andrà in diretta su Super Tennis. Abbiamo avuto grandissima pressione da parte di Sky, perché diciamocela chiaramente, non hanno nessun prodotto da mandare live, e quindi io, avendo un grandissimo rapporto con la federazione, ho informato il direttore Baccini di questo, ha preteso l'esclusiva, ha acquisito i diritti televisivi, e in cambio io che cosa ho fatto? Ho chiesto quello che ho chiesto per gli assoluti, che mandassero in onda durante i cambi di campo gli spot sulla città di Todi e sulla regione dell'Umbria. Bisogna cavalcare un momento, tu prima hai detto una cosa importante, non si può dire che il Covid è grazie al Covid, cioè non si riesce nemmeno a pronunciarla questa parola, però quello che è successo quest'anno in Umbria sarà comunque irripetibile. Mi danno tutti del matto, dicono che è come è successo ieri anche il nostro presidente, però io sono veramente cosciente delle nostre potenzialità. Abbiamo saputo semplicemente cogliere delle opportunità e secondo me l'abbiamo fatto bene, ma l'abbiamo fatto rischiando tantissimo, tantissimo, e non solo in Umbria, perché poi sapete, poi ci sposteremo in altre regioni, però è chiaro che questo è successo grazie a questa bruttissima situazione. Sarà irripetibile, però a questo punto concentriamoci su quest'anno e cerchiamo di valorizzare tutto quello che ci può portare questa cosa negativa e prendiamo un spunto per gli anni a seguire. Questo è importante, secondo me. Quindi fare squadra, fare unione, sentirsi tutta una famiglia, secondo me, è fondamentale. Non esiste il torneo più basso o più alto. Esiste una marea di eventi che grazie al Comitato Regionale si fanno in Umbria. I risultati ci sono, però quando sarà ottobre, sediamoci tutti intorno a un tavolo, ragioniamo su quello che è successo, perché adesso siamo tutti nel pallone e vediamo che cosa si può fare per il 2021, perché fermarsi sarebbe una cosa, chiaramente faremo qualcosa in meno, ma potrebbe essere fatta anche meglio. Al volo, due o tre nomi ce l'hai già per il challenge? No, i nomi, l'entry list è uscita, noi abbiamo 6 top 100, considerate che Cecchinato, che 100 mi sembra 15 del mondo, non è testa di serie, poi abbiamo Lorenzi, per noi è sempre importante per gli italiani, vi posso svelare in anteprima che le wild card che noi abbiamo quest'anno sarebbero state di nostra gestione, invece delle tre wild card in Mendrò, due l'ho ceduta al settore tecnico, a Filippo Volandri, so già, non è ufficiale, che dovrebbe aver assegnate a Musetti e Zeppieri, ci sono poi tre wild card nelle quali ne abbiamo ceduta una alla federazione, non so a chi verrà assegnata ancora, sarà questione di poco tempo, perché considerate che giovedì prossimo tutti i giocatori dovranno essere a Todi chiusi in albergo a fare test anti-Covid, quindi il tampone, quindi un impegno mostruoso, non vi potete immaginare quello che può essere, anche perché gli alberghi sono terrorizzati da questo, ma noi abbiamo preso due alberghi in esclusiva
non transiterà nessuno. Leggo delle polemiche su Palermo, da noi questo non succederà, quindi si parlerà anche di questa ottima organizzazione rispetto ad altri tornei che chiaramente sono più grandi, ma questo non vuol dire che non ti devi adeguare. Se è un torneo più grande non puoi fare i test, i tamponi in ambulanza davanti al circolo, allora non fare il torneo, senza polemizzare. Quindi noi abbiamo preso due alberghi in esclusiva, i giocatori arriveranno tutti il giovedì a spese dell'ATP, perché noi diamo comunque sia l'ospitalità a partire dal giorno prima del torneo, però l'ATP ha preteso e quindi ha imposto ai giocatori di arrivare tutti giovedì, verranno tutti quanti chiusi tra virgolette in albergo. C'è una ditta specializzata di Bologna che verrà, una clinica a Todi, farà i tamponi non solo ai giocatori ma anche ai coach e a noi dello staff, che saremo in contatto continuo con gli atleti, e quindi speriamo che tutto vada bene, perché fino a quando il tampone non dà risultato negativo il giocatore non potrà accedere all'impianto. Una notizia che, scusate se mi dilungo, ma approfitto di questo perché magari c'è tanti ascoltatori che magari saranno curiosi di sapere come poter accedere. Succede che il giorno 15 e 16 per le qualificazioni stiamo pensando di tenere le porte completamente chiuse, quindi non potrà accedere nemmeno il socio. Questo ci permetterà di intanto cominciare a organizzarci per il lunedì. L'ingresso sarà obbligatoriamente a pagamento dal lunedì, i biglietti possono essere acquistati esclusivamente online, e dove si dovrà essere riempito il solito modulo autocertificazione anti-Covid. E che dire, ci sarà la sessione serale. Per quanto riguarda il Challenger c'è disponibilità, quindi chi vuole acquistare biglietti, vedere queste fantastiche partite, perché ripeto, avremo 6 top 100, abbiamo in contemporanea solamente Praga che è un 125, il nostro montepremi è $104,000, Praga è $133,000 come Parma, e quindi il livello è altissimo, e speriamo quindi di avere veramente tanto pubblico, perché si comincerà a giocare a mezzogiorno e ci saranno due campi che ospiteranno la sessione serale. Bene, credo che abbiamo fatto un bel quadro di quello che succederà oggi dal 12 agosto fino al 22, mi pare, no? Ultima, la finale del Challenge. La domenica. La 23, quindi del 23. Andiamo adesso da Corrado Monaco, perché cambiamo un attimo argomento, cioè sempre tennis ovviamente. La terza tappa dell'Umbria Tennis ha fatto... diciamo l'Umbria Tennis ha fatto tappa a Circo Tennis Città di Castello, quindi a casa di Corrado, e è stata questa una grande manifestazione, perché l'Open ha vinto, mi pare, un 2-3 abbastanza forte, Alessandro Dragoni del Circo Tennis Zavaglia di Ravenna, che ha battuto in finale Andrea Zamurri 2-4 del tennis Matelica 6-3-6-4. Poi Clemente Monaco, forse a suo tempo avrebbe vinto con facilità anche Corrado, ha vinto il torneo di terza battendo l'allievo, visto che Clemente è maestro, Matteo Lanari, ovviamente entrambi giocano per il Circolo Tennis Città di Castello, per 6-3-5-7-6-2, e infine la quarta categoria, che è sempre una tappa dell'Umbria Tennis, ha visto il successo di Greg Guerrini di Fontecchio, quindi Toscana, diciamo, ecco, siamo tra l'Umbria e la Toscana, su Loris Stocchi di Città di Castello, 6-4-6-1. Bella presenza, e anche tecnicamente parliamo di un Umbria Tennis che mantiene la sua tradizione, questo è importante. Ma che devo dire, io sono molto contento, perché quest'anno abbiamo deciso di organizzare il torneo Open in 48 ore, utilizzando un impianto che fino alla settimana prima era completamente chiuso al pubblico, quindi abbiamo dovuto risolvere prima tutti i problemi organizzativi relativi all'ingresso dei giocatori, degli accompagnatori e degli spettatori, che era consentito far entrare ovviamente alla luce delle norme anti-Covid. Dopodiché ci siamo dati da fare per raccogliere chiaramente le iscrizioni da parte dei tennisti, che avevamo sparpagliato un pochino le nostre locandine un po' dappertutto.
Da questo punto di vista sono veramente molto contento perché il torneo è stato di alto livello. Dragoni è un giocatore forte, tra l'altro è uno specialista dei tornei in veloce e lo ha confermato giocando un torneo perfetto in quanto non ha mai perso nelle 3 partite disputate alcun turno di servizio. Zamurri era un giovane ragazzo che sta studiando in America, è una nostra vecchia conoscenza, in quanto in passato ha militato anche per i nostri colori, quindi eravamo particolarmente legati alla sua presenza. E ha avuto la fortuna di poter giocare il torneo, in quanto usufruendo di una borsa di studio sta studiando in America, però a causa Covid non è potuto ripartire e quindi ha fatto il torneo da noi dove è arrivato brillantemente in finale. Abbiamo avuto altri giocatori di qualità, ovvero sia con classifica 2-4, c'era il torinese Luzzo che è un ragazzo di qualità sia dentro che fuori dal campo. E abbiamo avuto anche un altro figlio d'arte, Riccardo Cinquilli, che ha raggiunto le semifinali. E quindi siamo molto contenti del livello tecnico del nostro torneo. Anche il numero dei partecipanti, nonostante il poco tempo a disposizione per organizzare, è stato assolutamente in linea con quello degli anni passati. L'unica annotazione che posso fare è che su 7 edizioni dell'Open che abbiamo svolto, prima come circuito della Latina e poi giustamente come Umbria Tennis, alla quale teniamo in maniera particolare, è che di queste 7 edizioni non le ha mai vinte un giocatore umbro. E questo è sicuramente un aspetto da ragionarci un attimo sopra, in quanto abbiamo dei tabelloni che a noi fanno piacere perché vediamo dei giocatori che di solito non si vedono sui campi in Umbria. Però onestamente ci dispiace molto che non ci sia la partecipazione di seconda categoria Umbria al nostro torneo in una quantità giusta, sempre per via della prevenzione verso le superfici molto veloci come la nostra. E questo secondo me è un aspetto sul quale ragionare perché stiamo crescendo a livello geometrico, non aritmetico, con i nostri valori tecnici. Se però non cresciamo dei ragazzi abili e capaci a giocare su tutte le superfici, secondo me questo è un limite grossissimo. È un limite che abbiamo anche come strutture, in quanto secondo me se abbiamo fatto dei grossi progressi a livello tecnico, ancora c'è qualcosa da migliorare come strutture. Abbiamo dei circoli importanti in Umbria che ancora non hanno dei campi in sintetico e questo secondo me è una cosa che a livello di strutture dobbiamo assolutamente colmare questa lacuna. Per quanto riguarda il nostro torneo, ovviamente io mi auguro che in futuro i giocatori umbri vengano a giocare a Città di Castello dove tutti quanti si trovano bene, tant'è vero che abbiamo un numero di giocatori fedelissimi che tornano a trovarci tutti gli anni. Noi da parte nostra cerchiamo di colmare quelle che sono le nostre lacune, è un impianto che necessita di restyling, con l'affetto, con l'ospitalità e con l'amicizia. E finora ci siamo sempre riusciti, quindi siamo molto contenti anche di come è andato il torneo quest'anno. Abbiamo avuto come sempre la presenza di Roberto alle premiazioni, che anche se è lontano non manca mai e ci viene sempre a trovare, per cui anche questa è andata benissimo. Bene, allora Bacci, quali dicevi i prossimi tornei? Che poi verremo a seguirli, in qualche maniera poi adesso dobbiamo metterci d'accordo. Abbiamo ancora questi ultimi 10-15 giorni di grandi manifestazioni, poi andremo anche sulle manifestazioni ovviamente che costituiscono il circuito umbro. Prego Massimiliano. Allora, volevo ricordare che domenica innanzitutto ospitiamo in casa la finale di due femminile che ci ha visto partecipare con due compagini e arrivare con entrambi addirittura tutte e due entrambi in semifinale. E la finale avverrà domenica e giocheremo contro il Tennis Club di Perugia. E in contemporanea venerdì partirà questo Torriano City, al quale terminerà il 23 di agosto e partirà una categoria veterani over 35 e over 50 maschili e over 35 femminili. Quindi saremo impegnati fino al 7, l'8 di settembre in contemporanea con più diciamo, manifestazioni. Proviamo a portare diciamo
all'attenzione di tutti, soprattutto alla maggioranza dei nostri associati a partecipare a questi tornei, proprio per ampliare la base, diciamo, di pratica del tennis. E vorremmo poi cercare di riproporre, e poi ne discuteremo anche con Corrado, se sarà possibile fare una nuova tappa di Next Gen nella seconda settimana di settembre, prima dell'inizio scolastico, se ci si troverà lo spazio. Questi saranno i nostri, diciamo, impegni futuri. È un bel impegno, quindi anche per Corrado Monaco sicuro. Allora, Roberto, siamo in conclusione di questa trasmissione. Poi, noi la prossima settimana ci rientreremo, forse anche un paio di volte, visto che si avvicina poi a partire poi da lunedì. Durante la settimana seguiremo, ovviamente, in particolare il tennis fino al 23, poi lo seguiremo, ovviamente, anche nelle altre settimane. Ma questo. Marchesini ci costringe a lavorare, insomma, ecco, questo è però è un bel lavoro, insomma, via. Possiamo fare anche sotto Ferragosto, non c'è problema. Ecco, a conclusione, Roberto, di questa presentazione, soprattutto di questa finale di Serie A Tori, 12 e 13 agosto, e dal 16 al 23, anzi dal 15 al 23, il torneo internazionale. Assolutamente, l'abbiamo detto prima, due eventi di prestigio, di livello. La Serie A, come ci ricordava Marcello, diciamo sì, anche se aperta al pubblico, ma è bloccata perché ovviamente i tifosi delle squadre raggiungeranno Todi per seguirle, ma noi le potremo seguire in TV e dal 15 invece, o meglio dal 17 di persona, potremo verificare sul campo gli atleti di grandissimo livello che parteciperanno all'Internazionale Città di Todi. Quindi un invito a frequentare quindi Todi, a godervi questo altro spettacolo, questi altri due spettacoli di grandi attività che abbiamo l'onore di ospitare la nostra regione grazie alla MEF Tennis Events, che non ci dimentichiamo mai di ringraziare per tutto quello che sta facendo ai massimi livelli organizzativi. E quindi un invito, un appello ancora, ecco, a seguirli. Di contro prendiamo tutte le raccomandazioni che lo stesso Marcello prima ci faceva, ovviamente perché, come abbiamo detto più di una volta anche Corrado prima, ovviamente sono tutte le componenti in sé che poi fanno viaggiare forte la squadra. E quindi ne prendiamo atto, finita la stagione che inaspettatamente è una seconda parte di anno, vede una stagione però raggruppata, quindi in 6 mesi, ma intensissimi, nonostante quello che era iniziato e quindi quelle che erano le premesse dell'anno, si sta rivelando per il nostro sport di assoluta importanza, in tranquillità, quindi anche un appello a chi ancora non è vicino al tennis, comunque di poterlo fare in assoluta tranquillità, perché nel pieno rispetto di tutte le norme è uno sport da praticare e praticabile. E quindi sicuramente saremo impegnati in tutti questi giorni a verificare così il prosieguo dell'attività. Quindi ancora grazie a Marcello e a tutti, così l'invito di seguire e seguirci e continuare a seguirci su tutti i fronti, perché effettivamente gli impegni sono proprio nel mezzo del cammino di questa stagione sportiva 2020 che per il tennis ci vede assolutamente protagonisti. Allora, noi come Sport Incontri, sia il 12 che il 13, saremo in collegamento con Marcello e con alcuni che ci porteranno sui nostri teleschermi alcuni protagonisti, sia maschile che femminile. Parleremo dei risultati, quindi ci collegheremo anche nel tardo pomeriggio. Lo faremo anche durante il torneo internazionale. Questo perché il tennis, se vogliamo seguirlo bene, dovremmo seguirlo, diciamo, direi quasi giornalmente, comunque nelle fasi più importanti. Questa cosa qui l'attrezzeremo piano piano anche nei circoli, e poi, grazie ovviamente all'intervento di Corrado e di Roberto, cercheremo appunto di rendere questo progetto di Sport e Incontri nel periodo estivo, come faremo anche con altri sport, molto vicino ai tifosi, ai nostri ascoltatori, anche perché l'informazione più è diretta, più è veloce e più è importante.
Grazie a Roberto Carraresi, presidente della Federtennis dell'Umbria. Grazie a voi. Corrado Monaco, presidente della Commissione Tecnica della Federazione Tennis dell'Umbria. Grazie. Marcello Marchesini, presidente della MEF Event, MEF Tennis Event, che è la sua società con il quale organizza tornei, appunto organizza le finali di Serie A a Todi, sempre a Todi, i tornei internazionali. E direi un grazie particolare, lo rivolgo, e guarda, ti avremo ospite spesso, anzi adesso per il Torgiano City verremo di collegarci anche con te, e quindi molto volentieri. Torgiano Bacci, presidente dello Sporting Club di Torgiano. Ecco, salutiamo i nostri telespettatori e telespettatrici del canale 11 con una buona notte, e con il tennis appunto saremo sempre vicino a voi.